concorso del personale, l'ASL lo poteva fare benissimo prima, perché a marzo sapevate benissimo com'era la situazione qua nel territorio marsicano. All'interno del personale sanitario ci sono il primario del pronto soccorso, è contagiato. Ma la sua è una domanda? Come fare una domanda? Cioè, le sto facendo una domanda? Intanto lei sta facendo una serie di affermazioni apodittiche, secondo le quali quello che lei sta dicendo è la verità assoluta. Beh, io le sto dando i dati. La invito a guardarsi solo l'ombelico e a fare finta che il problema esista solo in un posto. Nessuno vuole dire che la Marsica è l'unico posto nel mondo in cui c'è il Covid. Questo è quello che ci volete dire noi, perché assolutamente nessuno dice così. Dico semplicemente se a questo punto le soluzioni che aveva proposto, che comunque ha detto anche il direttore dell'ASL Testa, quando effettivamente saranno realizzate. Le soluzioni, se lei è convinto che basta schioccare un dito arrivano gli infermieri, però l'anestesisti e gli animatori, continui a pensare questo. Lei sta dicendo una stupidaggine. Perfetto. Io ho potuto fare l'ospedale Covid di Pescara perché da Roma mi hanno autorizzato a fare quell'investimento. Non è la mia verità, è la verità. Nessuno vuole fare polemica. Mi sembra di no. C'è qualcuno che la cerca quasi gratis. Stiamo cercando di trovare una soluzione per la Marsica, altrimenti lei non sarebbe. Mi pare che le abbia. Facendo quella battuta stupida, lo sta dicendo esattamente lei. Peraltro a Pescara ci stanno anche i malati marsicani. Mi auguro, insomma. No, se lo auguro, è così. L'ho dimostrato anche lì per tabulas. Certo, sono stati dati.